così come ha fatto delle proprie grede di pane, di cereali e quindi pane e grano. Ma non si è limitato a dare un dono effimero. Cosa ha fatto? Ha insegnato l'uomo la coltivazione. Ed è questo il passaggio fondamentale, perché l'uomo ovviamente per essere civilizzato, quindi arrivare in una comunità, in una città, in una cultura, deve passare dallo stato di nomadismo a quello appunto di comunità sedentaria che coltiva. Quindi il dono prezioso reale di Dionisi è stata la tecnica, la capacità di coltivare. Così appunto ricorda Euripide nelle Bacchanti, siamo alla fine del V secolo a.C. Ricorda appunto i due doni infatti delle divinità, che sono, dice appunto, le divinità principali, quelli nuovi. E appunto dice appunto come colui che venne dopo le corrisponde al figlio di Semele, che scoprì l'umido frutto dei grappoli e lo introdusse tra gli uomini. Questo libera gli infelici mortali dai loro dolori. Quando si nega la colonna della vita che concede il sole e l'umido dei mali, che ci seguono giorno per giorno, e non c'è altra medicina di affanni. Questa è la potenza vera del vino delle luci, la capacità di diventare altro da sé, quindi uscire dallo stato terreno e avvicinarsi a quello che è lo stato degli dèi, no? Uno stadio alto.